una conferenza tenuta l'anno scorso presso il Tempio di San Sebastiano da un grande maestro della museografia contemporanea, Pierre-Louis Fallossy, un architetto francese che negli ultimi 20 anni ha scritto pagine importantissime nella pratica, o meglio nell'arte dell'esporre. La conferenza dell'architetto Fallossy è introdotta dal professore Marco Biagi, che è autore di una pubblicazione che recentemente ha raccolto e illustrato tutto il lavoro e la poetica dell'architetto francese, cioè il volume Pierre-Louis Fallossy, Architettura, Educazione allo sguardo, edito da Electa nel 2018. E come spiega il professor Biagi, il lavoro di Fallossy è caratterizzato da una straordinaria coerenza nel tempo, perché in effetti, per quanto l'opera dell'architetto sia ampia, molto ricca, è possibile rintracciare alcuni temi che attraversano come fil rouge tutto il suo lavoro e tessono delle trame tematiche, che se anche si evolvono, si articolano e arricchiscono nel tempo, rimangono sempre, comunque, riconoscibili e connotanti. Da un lato, questa coerenza è resa possibile dal campo d'azione specifico a cui l'architetto Fallossy ha potuto dedicare gran parte del proprio lavoro, che principalmente è incentrato sugli spazi per la cultura, per l'educazione, per l'esposizione. Perché in effetti sono i musei l'area di progetto che forse Fallossy ha potuto meglio approfondire, e in particolare i musei che lavorano con la storia, cioè quelle istituzioni che articolano la propria missione attorno alla presentazione degli eventi, delle testimonianze, dei luoghi, che hanno partecipato alla costruzione di una narrazione collettiva del nostro passato. E come sottolinea il professor Biagi, un altro elemento ricorrente è la difficoltà dei contesti e delle storie con cui Fallossy trova spesso a confrontarsi. In alcuni casi queste difficoltà sono legate alla natura complessa, forse in alcuni casi controversa, dei temi al centro delle storie che i musei di Fallossy raccontano. Perché in molte situazioni l'architetto si trova a lavorare con la memoria di battaglie, di eventi traumatici, con patrimoni difficili. Ma le difficoltà insite in molti dei progetti di Fallossy fanno riferimento anche a un altro tipo di complessità, quella del lavoro museografico che si confronta con i frammenti sopravvissuti alla storia, come dice il professor Biagi. Perché in effetti in molti casi l'architetto è chiamato a lavorare con documenti o collezioni ridotte, parziali, frammentarie, ma soprattutto con luoghi che, sebbene siano riconosciuti come depositari di memorie importanti, non conservano più tracce materiali degli eventi di cui sono stati teatro, o dove comunque queste forme del tempo sono frammentate, sono inconsistenti, sono incapaci di esprimersi. Nelle parole di Fallossy, questi luoghi sono testimoni di una histoire sourde, una storia sorda, cioè giacciono in una condizione silente, che vive solo e esclusivamente in una dimensione mentale, quella dei testimoni, degli studiosi, negli archivi ed eventualmente attraverso delle trascrizioni artistiche, cioè quelle opere pittoriche o filmiche che hanno fissato queste memorie su tela o su pellicola. Ecco, in questi luoghi il lavoro dell'architetto ha un compito fondamentale, quello di dare coerenza ai frammenti della narrazione e soprattutto di dare loro una voce, affinché possano essere uditi, compresi e possano diventare gli strumenti attraverso cui la storia viene raccontata, condivisa e soprattutto tramandata. La strada che Fallossy ci mostra per compiere questa missione è quella interdisciplinare, cioè quella che sia nel momento della lettura del sito, sia nella scrittura dei nuovi spazi che ne permettono una nuova comprensione, deriva le sue pratiche dalla sinergia tra storia dell'architettura e storia dell'arte, tra istanze poetiche e istanze tecniche, cioè quella che mette in dialogo architettura, costruzione, paesaggio e narrazione. E le strategie, gli strumenti, le pratiche progettuali che Fallossy realizza con questo lavoro sono anch'essi uno di quegli elementi che rendono la sua esperienza coerente nel tempo, come abbiamo detto all'inizio, perché fanno riferimento a linee di ricerca che l'architetto sviluppa con continuità e dedizione lungo tutto l'arco della sua carriera, tanto che possono essere fissate in una serie di parole chiave e di espressioni ricorrenti. E ne cito qui alcune, ma lascio a voi il compito di scoprirle, di approfondirle, prima nelle parole del professor Biagi e poi in quelle dell'architetto Fallossy. Archeologia del paesaggio, ecologia dello sguardo, estetica della minaccia, sedimentazione ottica, camera oscura, macchine di visione. Buona visione. Buonasera a tutti. Dunque io mi limito a introdurre brevemente l'architetto Fallossy per chi non lo conosce in Italia e poi lasciamo parlare lui.
diciamo, le immagini che ha portato. Allora, Pierluigi Falossi non è un architetto particolarmente mediatico, per cui è un po' appartato, diciamo, su internet, non lo trovate facilmente, ma Casabella appunto ha seguito il suo lavoro fin dagli esordi, fin dalla direzione di Gregotti addirittura, e diciamo, il suo lavoro è un lavoro di straordinaria coerenza nel tempo, come potrete vedere e sentire anche dalle sue parole, che è stato in qualche modo ha ricevuto l'anno scorso un premio molto importante, che è il Grand Prix National de l'Architecture, che è un premio rilevantissimo in Francia, che è una sorta di premio alla carriera, che quindi come dire, sancisce la qualità di un architetto, ma anche la coerenza della sua opera nel tempo. Vedrete che appunto il lavoro di Falossi poi è attraversato da una straordinaria, appunto, dicevo, coerenza anche tematica di temi affrontati. È un progettista che nel tempo, diciamo, si è specializzato nella progettazione soprattutto di musei anche particolari, perché non sono, vedrete, musei d'arte che contengono opere d'arte, ma sono musei prevalentemente storici, che musei di archeologia, musei appunto storici, di storia della città, che quindi sono dei musei molto, molto particolari. Alcune delle sue opere importanti le cito, le corrono dietro, diciamo, alle mie spalle, quelle delle immagini del libro appunto che ha citato il professor Bucci, che è uscito l'anno scorso, è la prima monografia pubblicata in Italia su di lui da Electa, che adesso poi speriamo che venga pubblicata anche in Francia. Una sua opera molto importante, questo Centro Europeo di Archeologia a Mont-Beauvray in Francia, in Borgogna, che è un lavoro che l'ha occupato per quasi 20 anni, diciamo, dove ha progettato diversi nuclei, cioè un intervento quasi territoriale che ha il suo fuoco in un museo importante, il museo di questo oppidum gallico di Bibracte, e poi dopo però si è articolato all'interno del territorio. Un'altra opera rilevantissima che è stata pubblicata in Italia con una monografia curata da Mauro Galantino, che è molto amico tra l'altro di Falossi, è il museo, il Centro Europeo del Resistente Deportato presso il campo di concentramento nazista in Francia di Struthof Natzweiler. Anche questa è un'opera molto, molto interessante e di grande rilievo. E poi il Museo Storico della Battaglia di Valmy 1792, il Museo della Guerra 1914-18 a Lens, il recupero del magazzino dello zucchero nel porto di Dunkerque a Museo di Storia Urbana e Learning Center, il recupero del castello di Vendel a Centro Civico Regionale, eccetera, eccetera. Ci sono davvero tanti, e la cosa appunto che mi sembra molto interessante, molto rilevante, è che sono tutti musei appunto simili in qualche modo, che hanno delle analogie l'uno con l'altro, e costruiti in Francia, e quindi testimoniano appunto di un lavoro di grande coerenza e approfondimento, no? Un lavoro che nel tempo cresce su se stesso. Si tratta di musei difficili da progettare, perché sono musei privi di opere, di monumenti, no? Dove occorre, diciamo, costruiti attraverso dei documenti, dei reperti, spesso dei frammenti che sono sopravvissuti alla storia, dei musei che poi stanno nei luoghi di cui parlano. E per cui il lavoro dell'architettura di Falossi è di, come dire, costruire una storia attraverso l'architettura, cioè rendere parlanti questi reperti, questi frammenti, questi documenti. Quindi un lavoro che, diciamo, ha un suo un nucleo importante nell'allestimento dei reperti, quindi anche nel lavoro interno, ma poi, come vedrete, ha un risvolto, diciamo, fondamentale nel
trovare delle relazioni con i luoghi, cioè nel proiettare, nel legare, diciamo, le storie raccontate all'interno dei musei nei luoghi in cui insiste il museo e quindi nel far parlare anche questi luoghi dove sono avvenuti dei fatti storici importanti che, di cui diciamo, sono rimaste tracce molto labili, no? E lui appunto nel tempo, diciamo, ha trovato proprio un suo modo di affrontare questo tipo di tematiche, questo tipo di lavoro sulla progettazione architettonica, attraverso, diciamo, la lente del cinema. Lui è un appassionato di cinema, un cinefilo, suo nonno possedeva un piccolo cinema a Nizza, per cui è cresciuto diciamo, frequentando la sala cinematografica. Lui è, diciamo, siamo negli anni, quando era un ragazzino, siamo negli anni della Nouvelle Vague francese, quindi con grandi, grandi registi, Godard, Truffaut, Resnais, eccetera, Chabrol, e quindi questa passione, diciamo, per lo sguardo cinematografico, no? Per la lettura, diciamo, dei luoghi e delle storie attraverso le immagini cinematografiche, ha nutrito anche la sua poetica di architetto, e l'ha alimentata e l'ha poi, diciamo, nel tempo. Tanto è vero che appunto che una cosa che scrivo, diciamo, nell'introduzione a questo libro è che lui guarda, diciamo, il cinema con l'occhio dell'architetto e l'architettura con l'occhio del regista, diciamo, del regista di luoghi, di situazioni. Quindi appunto vedrete che nel suo lavoro, diciamo, quello che riesce a fare attraverso le sue architetture è di mettere in scena i luoghi, no? di passare, diciamo, da quello che sarebbe una percezione distratta dei luoghi, no? Dove noi guardiamo le cose senza prestargli attenzione, invece nel fare in modo che attraverso i percorsi, attraverso le inquadrature, attraverso le incorniciature di particolari situazioni, l'esperienza dei luoghi assuma un senso, assuma un significato e questo significato si leghi, diciamo, al senso dell'allestimento e dell'esposizione all'interno dei musei. Per cui voi vedrete che il linguaggio che usa, il linguaggio, lui è un architetto, diciamo, moderno, usa un linguaggio schiettamente moderno, quindi astratto, fatto di linee, di geometrie precise, nitide, di superfici quasi astratte, con dei colori neutri, il nero, il bianco, che diciamo, non si sovrappongono ai materiali dei luoghi, ai colori dei luoghi, ma anzi li riflettono, li esaltano o proprio astraendoli, per cui applica, come dire, dei procedimenti che sono procedimenti classici della storia dell'architettura moderna. Il tema, ad esempio, della promenade architetturale di Le Corbusier, cioè quindi dell'architettura vissuta, esperita in movimento attraverso lo spostamento nei luoghi, e ad esempio tutta la lezione anche di Mies van der Rohe, della, come dire, l'architettura come astrazione della natura, no? Come incorniciatura del mondo, della natura, e che la fa parlare, le dà senso, permette di vederla al di là appunto di una percezione appunto distratta. E quindi attraverso questo linguaggio, diciamo, molto, molto moderno, molto, molto essenziale, restituisce appunto, dicevo, senso ai luoghi. La cosa interessante, no, è che secondo me, poi concludo e lascio parlare lui, che su cui è interessante riflettere, no, rispetto a quello che una poetica dell'architettura, no,
diciamo, studiata proprio sul tema dell'immagine, cioè elaborata proprio intorno al tema dell'immagine, dell'immagine in movimento. Lui si è studiato anche Deleuze, come dire, le lezioni di Deleuze dedicate al cinema, appunto all'immagine, l'immagine tempo, l'immagine movimento. Si è dedicato grandi, lunghi studi al tema della prospettiva, che appunto che una poetica costruita sul tema dell'immagine poi si traduca in un'architettura che in realtà non può essere esperita attraverso l'immagine bidimensionale, no? Ma che rimanda a un'esperienza diretta dello spettatore sul luogo, a contatto, diciamo, quasi tattile con l'architettura. E questo è interessante oggi, no? Che la maggior parte dell'architettura è un'architettura che è studiata per l'immagine bidimensionale, per l'immagine fotografica, è pensata in funzione, diciamo, della comunicazione mediatica. Allora un'architettura che parte dallo studio dell'immagine, però invece rimette in gioco il coinvolgimento diretto, quasi affettivo, dell'utente, dello spettatore con il luogo, con l'architettura, mi sembra appunto così una lezione da non trascurare, da guardare con attenzione, soprattutto appunto oggi, rispetto, diciamo, a questa inflazione di immagini così, così appunto epidermiche. Basta, lascerei la parola. Je vais parler en français, je parle pas très bien italien, donc Alberto qui travaille avec, qui collabore à l'agence, va traduire au fur et à mesure. Vas-y. Alors, non parlo molto bene italiano e quindi sarà Alberto, nostro collaboratore, che tradurrà la conferenza. Voilà. On vient de voir les images du livre. Ce que je voudrais essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est les mécanismes mentaux du process qui m'ont amené à ces projets. Abbiamo visto delle immagini del libro e vorrei spiegare come queste immagini mentali mi hanno permesso di sviluppare la mia architettura. Cette image est une métaphore d'une chose qui m'a obsédé toute ma vie et que je vais expliquer pourquoi. C'est la question de la chambre obscure et la question de la chambre claire. Allora, una cosa, vi mostro questa immagine perché mi ha ossessionato tutta la mia vita ed è un'immagine che mostra la camera chiara e la camera scura, che mi ha permesso poi di sviluppare alcuni progetti che vi parlerò in seguito. Voilà, c'est une image de la troisième série de Twin Peaks de David Lynch. Qui est sur la question de la chambre obscure, quelque chose de tout à fait exceptionnel par rapport à son travail précédent. Alors, okay. È un'immagine della terza serie di David Lynch che mostra come dopo ho sviluppato questa idea nei progetti che ho sviluppato in seguito. Voilà, on y va. Alors, il y a de nombreuses façons d'aborder l'architecture. Ci sono molte possibilità di sviluppare l'architettura. L'architecture de l'urgence. L'architettura dell'emergenza. L'architecture de l'économie de projet. L'architettura con dei mezzi economici ristretti. Pour moi, le choix s'est passé à l'âge de 13 ans. Per me la scelta è stata 13 anni. Lorsque quando
lorsque j'habitais à Nice, cette maison. Dove abitavo a Nice, in questa casa. Et j'avais la vue suivante. E avevo la vista seguente. Et cette vue, je me rendais pas compte qu'elle était extraordinaire. Je continue en français, hein, parce qu'elle avait un paysage proche, un paysage moyen, un paysage lointain. Perché non mi rendevo conto quando ero piccolo, ma questa vista aveva un'immagine a piccola, media e grande scala. La suivante. Et on a construit, quand j'avais 13 ans, cet immeuble devant. Et quand j'avais 13 ans, on a construit cet édifice devant. Suivante. Quelle que soit la qualité du projet, c'est un projet qui m'a traumatisé à vie. Non è l'importanza della qualità dell'edificio, però sono stato traumatizzato dalla presenza di questo edificio. Et à partir de ce moment-là, et à partir de questo momento, je pensais qu'il y avait une culture de la revanche sur l'optique. E ho deciso di avere una rivendicazione sulla cultura dell'ottica, della visione. Et j'ai donc choisi d'être architecte par revanche. Quindi ho deciso di essere architetto per rivendicare questa. Et j'ai passé mes études et mon enseignement à chercher le contournement de cet obstacle. E allora, durante gli studi, durante la professione, l'insegnamento, ho cercato di risolvere questo problema. Alors, c'est passé par les techniques. Più vicino. C'est passé par les techniques de représentation de l'origine du paysage. Allora, è passato attraverso le tecniche di non ho seguito, puoi ripetere? C'est passé par les techniques, l'histoire des techniques de représentation du paysage. E quindi è passato attraverso le tecniche di rappresentazione del paesaggio. On y va. On y va. Et avec une question de la chambre obscure, son percement, les doubles miroirs qui renvoient au dessin. Allora, con la questione della camera oscura, col doppio specchio che riconduce il disegno all'interno. Les deux miroirs qui renvoient sur le dessin. D'autres. J'ai fait des études de recherche là-dessus qui arrivent à l'appareil photographique. Ho fatto degli studi di ricerca in questo ambito che mi ha portato alla macchina fotografica. Qui arrive ensuite au premier studio de cinéma. Qui arrive al primo studio di en 1893. Di film nel 1893. Et qui pour moi est déjà un bâtiment. Et per me è già un edificio. Qui préfigure. Che prefigura. Des questions de pli. Le questioni di. De pli et de forme. Di piani inclinati e di forme. Qui préfigure bien avant. Che prefigurano ben prima des évolutions de l'architecture contemporaine plus tard. Delle evoluzioni dell'architettura contemporanea più tardi. Continue. Continue. Je me suis intéressé à l'atelier de Méliès. Mi sono interessato all'atelier de Méliès. Parce qu'avec très peu de choses dans une verrière. Perché con poche cose e una vetrata. Il invente la question de la chambre obscure dans la chambre claire. Inventa il concetto della camera oscura nella camera chiara. Et les ailettes de la verrière préfigurent déjà toute la question de tamiser la lumière qu'on retrouvera dans l'architecture moderne. De tamiser la lumière pour éviter les ombres portées sur les œuvres. Allora, e questi elementi vetrati già prefigurano come poter filtrare la luce e il paesaggio. Continue. On continue. Et dans ce projet qui s'est développé ensuite dans mon cours théorique, j'ai découvert un projet qui m'a particulièrement intéressé sur le sujet. Allora, e questo progetto mi ha permesso di scoprire un altro progetto nei miei corsi teorici che tenevo all'università. Voilà, c'est un projet de Taniguchi. È un progetto di Taniguchi. A Tokyo. A Tokyo. Qui est l'exemple type
de la chambre claire qui enveloppe la chambre obscure. È un edificio che spiega bene il principio della camera oscura che no, della la chambre claire chiara, che racchiude la camera oscura. Et dans la chambre obscure, e dalla camera oscura, les explications sur la baie de Tokyo. E nella camera oscura c'è l'esplicazione della baia di Tokyo. Les photographies, les vidéos sont dans la chambre obscure. E le video e le fotografie sono all'interno della camera oscura. Thème qu'on va retrouver dans beaucoup de musées après. Tema che ritroveremo poi nei edifici che abbiamo realizzato dopo, vedremo dopo. On continue. Chez Méliès, l'importance pour moi, c'est que l'histoire du cinéma commence, en plus de l'histoire tout court, sur la question du décor, mais un décor qui est lié ici à la question du réalisme et qui petit à petit passera dans une liaison étroite de l'art contemporain de l'époque. Che mi interessa in questa immagine, nel lavoro di Méliès, è il rapporto tra il suo lavoro e l'arte contemporanea. Che no, il realismo di questo lavoro. Il realismo del lavoro. La questione della profondità di campo. La questione della profondità di campo. E ensuite l'evoluzione d'un cinema. L'evoluzione di un certo tipo di film. Che personalmente va énormément m'intéresser, c'est-à-dire les décors dans le monde du cinéma liés au futurisme, au constructivisme, au Bauhaus et à toutes les tendances d'art contemporain par rapport au cinéma. Il décor nel cinéma che dopo influenzerà l'arte contemporanea per la serie di immagini che vediamo adesso. L'espressionnisme allemand, l'espressionnisme tedesco. L'hommage au futurisme italien dans ce film que vous connaissez tous. L'hommage au futurisme Metropolis. Italien dans le film Metropolis. Continue. Et un moment pour moi exceptionnel qui est ce petit film d'Hans Richter, parce que c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire d'une date qui frôle les années 20, la question du déplacement optique. Alors, è partita da questo film del 1920 che apprezzerà la questione dello spostamento ottico. On le lance. Voilà, ce sont des thèmes qu'on va retrouver. Ce sont des thèmes que ritroveremo dans la question du déplacement optique. Dans la question dello spostamento ottico. Qui est l'obsession globale de tous les projets. Che è l'ossessione globale di tutti i miei progetti. On continue. Un autre film parmi d'innombrables films anciens que je projetais aux étudiants. Un autre film m'a marqué. Un altro film mi ha impressionato molto. C'est un petit film de René Clair en 1924. Un piccolo film di René Clair nel 1924. Où nous sommes dove après nous... la période haussmannienne. Che ne siamo giusto dopo il periodo haussmanniano. Sur un toit plat. Su un tetto piano. Et on y va. Voilà, c'est Eric Satie et Picabia. C'est-à-dire que ce sont des films expérimentaux. Ce ne sont pas des films de fiction. Mais qui préfigurent. Ma préfigurano. Un certain nombre d'éléments. Un certo numero di elementi. Qui vont former les bases de l'architecture moderne. Che formeranno le basi dell'architettura moderna. On continue.
continue. Dans le cours que je faisais, nel corso che ho fatto, je ne pouvais pas ne pas parler. Non potevo non parlare. De l'appartement de Besteghi. Dell'appartamento Besteghi. Parce que je considérais qu'il était par rapport à mes obsessions optiques. Perché lo considero rispetto alle mie ossessioni sull'ottica. Une véritable machine de vision. Una vera macchina di visione. Avec évidemment la question de l'enclos. Partendo dall'idea del recinto. On continue, ça a été expliqué par Tafuri d'une manière magnifique, mais. È stato spiegato da Tafuri in maniera magnifica. Voilà. Et ce qui me fascinait, ce qui m'a fasciné, c'est, indépendamment de tout le génie du travail de Le Corbusier, c'est les haies taillées sur rail. Allora, quello che mi affascina molto di questo progetto sono le siepi su rotaia. Qui pouvaient offrir ou pas. Che potevano mostrare o meno un fragmento di paesaggio, un fragmento di paesaggio, una totalità del paesaggio parigiano, o la totalità del paesaggio voilà. Di Parigi. Voilà, on continue. Quelque chose qui pour moi va faire écho avec une immense autre personnalité de pour moi qui est le nôtre. Allora, è un progetto che mi farà pensare a altri progetti oltre che le nostre. Mi fa pensare ad altri progetti che vanno al di là di le nostre. Sulla questione della tagliata. Sulla questione della siepe tagliata. On continue. On continue. On continue. Un deuxième projet qui était très important et qui a repris une importance considérable aujourd'hui. Il secondo progetto che ha per me molto importante e ha preso ancora di più un'importanza oggi. Ok. Vu le problème parisien, visto il problema dell'incendio del tetto di Notre-Dame. Voilà, ce qui me fascinait dans ce projet. Quello che mi affascina in questo progetto. C'est qu'il s'agit d'un ouvrage d'art. Che si tratta di un'opera d'arte. Qu'il s'agit d'un bâtiment qui accepte l'inondabilité. Di un edificio che accetta l'inondabilità. En plus d'un sujet très important. Qui est le mémorial de la déportation. In più del soggetto principale che è un memoriale della deportazione. Je fais pas de commentaire, on y va. Non commento e guardiamo. Dans ce projet, il y a des éléments qui, en plus de la question de l'histoire et de la mémoire, in questo progetto si vedono, sono inclusi dei temi sulla storia di questo avvenimento. Il y a une étroite liaison avec tous les artistes. E c'è una stretta legame con tutti gli artisti. Tous les grands artistes de la lumière américains comme Doug Weller. Con tutti gli artisti della luce americana come Doug Weller. Doug Weller. James Torrell. James Torrell. On verra, on va voir sans commentaire. On continue. Et quand on sort l'éblouissement qu'on a, quando si esce la forte luce, on est dans un monde où le on est in un mondo dove où la question du mur est sans limite. Dove la questione del muro è senza limiti. On y va. Doug Weller. Doug Weller, senza limiti. On continue. THX 138, le diplôme de. Questo è il film de George Lucas. THX 1191 del diploma di George Lucas. Où la prison est sans limite. Dove la prigione è senza limiti. On continue. On continue. Travail de Robert Erwin. Il lavoro di Robert Ewing. On continue. On continue. Et puis un autre thème qui préfigure la question de l'inondabilité. Quindi un altro tema che prefigura la questione dell'inondabilità. Avec un exemple d'un film absolument majeur pour moi. Con questo film d'importanza. Dont on va voir 30 secondes.
dove vedremo 30 secondi estratto. Alors il s'agit de Dersuzala, è un film qu'on lance. Che lanciamo, facciamo vedere. Quelques secondes. Qualche secondo. Si on peut avoir plus de son. Ça va. Voilà. Donc ils sont perdus. Sono persi. L'eau monte. L'acqua sta salendo. Ils vont se sauver essentiellement par les quelques herbes. Cercano di salvarsi recuperando qualche foglia, qualche pianta. E par le trépied du géomètre. E con il tripode del geometra. C'est le plus bel exemple d'architecture de l'urgence que je connaisse. È il più bel esempio dell'architettura dell'emergenza che io conosca. On continue. Parmi la culture optique. Per me la cultura dell'ottica. Qui m'a obsédé en tant qu'enseignant parce que j'ai passé 50% de ma vie à enseigner, 50% de ma vie à construire. Che mi ha influenzato enormemente nella mia cultura di professore e di architetto, che mi ha preso 50% del tempo. J'ai beaucoup travaillé sur la modernité de Volvicomte. Ho lavorato molto sulla modernità di Volvicomte. Parce que c'est pour moi l'échelle idéale du travail de Le Nôtre. Parce que pour moi, à livello di scala, c'est un lavoro più importante di Le Nôtre. Les autres projets étant en distorsion dans le grand paysage. Sono in distorsione rispetto al grande paesaggio, il paesaggio a grande scala. On va faire quelques images sans commentaire. On y va. Facciamo qualche immagine senza commentare. Ce sujet est un sujet qui va obséder beaucoup de projets, c'est la question de la crête. Alors, questo tema mi influenzerà molto, sarà un'ossessione, la questione del crinale. Quand on monte doucement, quando saliamo piano, on y va. On découvre une autre profondeur de champ. Quando si sale fino al crinale, scopriamo un'altra profondità di campo. Et quand on se retourne, e quando ci giriamo, on a une incroyable déception optique. E quando ci giriamo abbiamo un grande, come dire, déception optique. Dispiacere ottico. Okay. En regardant Volvicomte, il y a des choses prémodernes. Guardando il progetto di Volvicomte e Le Nôtre, ci sono delle cose molto moderne e contemporanee. Prémoderne. Dans l'histoire du paysage et de l'architecture. L'historia del paesaggio e dell'architettura. On y va. Le mur végétalisé. Il muro végétalisato. C'est-à-dire l'effacement par la haie du soutènement. Allora, il cancellamento del muro di sostegno attraverso una vegetazione, un sistema di vegetazione che è giusto davanti. E on y va dans l'axe. Ensuite, on avance. Quindi ci avviciniamo. E ce qui est très important dans un projet qui n'est pas symétrique puisque le terrain bascule de la droite vers la gauche. E quello che è importante in questo progetto è che non è simmetrico perché è sbilanciato dalla destra verso la sinistra. E Le Nôtre propose ce qu'on appelle des perspectives obligées. E Le Nôtre in questo sistema obbliga il visitatore a delle visioni obbligate. On y va. On peut pas aller plus loin. Non si può andare più distante et di ça, questo punto. E per me è un soclage paysager. Per me è un piedistallo del paesaggio. Continue. Quand on est asymétrique. Perché è asimmetrico. On a des éléments prémodernes extraordinaires.
abbiamo delle percezioni premoderne incredibili. On continue. Le bassin, l'axe du bassin. Il piano d'acqua, lo specchio d'acqua. Voilà. A été une fascination pour Louis Kahn. Ha influenzato molto Louis Kahn. No, pas influencé, a été une fascination pour lui. Louis Kahn era affascinato da questo specchio d'acqua. On continue. Le ramassage perspective des tapis verts est une invention encore contemporaine. La sistemazione dei piani inclinati verdi è ancora molto attuale oggi. On continue. Et lorsqu'on redescend, et quando scendiamo, on est dans un cadrage obligé. È da una visione obbligata. Siamo da un sistema di una visione obbligata. Avec une perte énorme de la dimension générale. Con una perdita enorme della visione generale. En voyant ça, on ne peut pas ne pas penser à ce projet. Et se guardiamo questo, non possiamo pensare al progetto che vedremo in seguito. Continue. Pour ceux qui ont visité le Salk Institute, per quelli che hanno visitato The Salk Institute, c'est une machine de vision extraordinaire. Questa è una macchina di visione straordinaria. En hommage à le nôtre. In omaggio alle inconscient. Nôtre. Inconscient. Non cosciente. La périphérie est une catastrophe. La periferia è quello che c'è attorno, l'intorno è una catastrofe. Et le monde entier a cette perspective. E tutti quanti hanno questa prospettiva, questa visione. Alors qu'il y a une distance énorme entre l'océan et la terrazza. Allora che c'è una distanza enorme tra l'oceano e la terrazza, come vedremo in seguito. Les images véhiculées dans le monde entier. Le immagini che si vedono spesso di questo progetto. On y va. Sono queste. Ne montre jamais ou rarement la question de la distance de la profondeur de champ par rapport. Allora, le immagini che sono spesso mostrate non mostrano questa distanza reale tra l'edificio, la piazza e il mare. E on avance doucement. Et on avance. Et voilà, c'est-à-dire que. Ecco che si vede realmente in questo momento. Là. Pour moi, il y a communauté de pensée. E c'è una similitudine di pensiero entre l'idéologie perspective de le nôtre tra l'idea della prospettiva di Le Nôtre et le dispositif de Kahn. E il dispositivo ottico di Le Kahn. On continue. Le maître, pour moi, du cadrage. Il maestro per me dell'inquadramento. C'est alors ça a été beaucoup dit. Plus en Italie qu'en France. È stato molto detto più in Italia che in Francia. C'est que il y a chez Antonioni. C'è in Antonioni. Le cadre du cadre. L'inquadramento dell'inquadramento. Et l'hierarchie permanente de profondeur de champ. E la gerarchia permanente della profondità di campo. On continue. On le voit dans cette scène. Si vede in questa scena. L'intérieur. Le prolongement de la terrasse. L'interno, la prolongazione della terrazza. On continue. Et dopo. Et ensuite, on continue. Toute la question des dispositifs. Tutta la questione dei dispositivi. Des personnages par rapport à la profondeur de champ. Des dispositifs des personnages. Des personnages, vous avez dit? Oui, des personnages. Des personnages rispetto alla profondità di campo. Voilà. C'est avec ces éléments résumés très vite. Attraverso questi elementi che ho riassunto brevemente. Qu'un des premiers projets de l'agence est apparu. Che uno dei primi progetti dello studio è arrivato. Avec une manière ultra métaphorique de tout ça. Con un sistema molto metaforico di tutte queste esperienze. On y va. Donc on est au Portugal. Siamo in Portogallo. Il y a 35 ans. Circa 35 anni fa. Et c'est une ferme d'exploitation viticole.
È un'azienda viticola. Le client m'a laissé en plus du sujet. Il cliente mi ha lasciato in più di questo tema. D'expérimenter. Di sperimentare. Une famille, des familles de cadrage. Delle famiglie di inquadramento. Y compris celle du défilé d'une pellicule de cinéma. Compresa quella di uno scorrimento di pellicole del cinema. On y va. Voilà, c'est ce qui explique la multiplicité des carroyages détachés. È quello che spiega la continuità dei sistemi di griglie staccate però dall'edificio. On continue. La montée pour atteindre le projet est une montée à la nôtre. Absolument. Il piano inclinato che arriva all'ingresso dell'edificio è un omaggio a le nôtre. On monte doucement. Saliamo on piano. Découvre un premier bassin. Si può scorgere un primo specchio d'acqua. On découvre l'horizon marin qui monte. Si vede l'orizzonte marino che sale. On s'approche encore. Ci avviciniamo ancora un po'. Et on découvre des systèmes de bassins plus la lagune, plus l'île, plus l'horizon. Ah, e vediamo il sistema di specchi d'acqua, la laguna, l'isola e il mare. On continue. Ça, c'est une découpe dans une courbe, c'est une perspective dans une découpe de courbe. Questo è un inquadramento su una superficie curva. Parce que j'étais obsédé à l'époque de la notion de perspective. Perché all'epoca curviligne, ero ossessionato dall'idea della prospettiva su una curva. Curviligne. Curviligne. De flocon du Bauhaus. Su una prospettiva bon. Curviligne di flocon Bauhaus. C'est un projet qui exagère tout, qui métaphorise tout. È un progetto che esagera tutto e mette tutto sul tema della metafora. On continue, sans commentaire. On y va. Donc, c'est-à-dire, on approche d'un cadrage. Quand on approche d'un cadrage en profondeur de champ, les choses de premier plan apparaissent, choses de deuxième plan, dans le cadrage. Donc, le cadrage prend lui-même une profondeur de champ. Alors, vous pouvez répéter. C'est pas grave, tout le monde a compris. Ok. J'ai beaucoup travaillé ensuite. Ho molto lavorato in seguito. Avec les étudiants. Con gli studenti. Sur l'archéologie des tracés de Le Nôtre. Sull'archeologia dei vecchi tracciati di Le Nôtre. Tout comme j'ai travaillé après sur l'archéologie industrielle. Come ho lavorato dopo sull'archéologia industriale. Il y a donc une archéologie du paysage. Il y a dunque un'archéologia del paesaggio. Vivant. Vivo. Et il y a une archéologie du paysage éteint. E il y a un'archéologia del paesaggio industriale morto. Et les deux. E tutti e due insieme. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que le château a disparu. Qui la cosa che è interessante è che il castello non c'è più. Et du coup, le vis-à-vis devenait passionnant. E quindi il rapporto frontale diventa interessante. On y va. Le Nôtre, c'est ça. Questo è il progetto di Le Nôtre. Et aujourd'hui, l'archéologie, c'est ça. E oggi l'archeologia è questa, quello che rimane. Avec un terrain de football qui ne me gêne pas du tout. Con un terreno di calcio che non mi dà fastidio. Quand on se met là et qu'on regarde dans l'autre sens. Quando ci si mette dall'altra parte e si guarda nel senso opposto. On a le socle du château. Si vede il piedistallo del vecchio castello che è stato demolito. C'est toute la pensée du projet du Mont Beuvray. Ed è tutta la riflessione che ho fatto nel progetto di Mont Beuvray. Qui avait à 4 km de distance un musée et un centre de recherche. Che aveva a 4 km di distanza il museo e il centro dei ricercatori. Continue. Musée. Il museo. Suivante. Et le centre de recherche. E il centro di ricerca. Continue. Un dispositif dans l'asymétrie à la Le Nôtre. Un dispositivo che assomiglia a quello di Le Nôtre rispetto alla simmetria del rapporto tra i due edifici. Puisque du musée et du centre de recherche, perché malgré la topographie, il se voit. Perché i due edifici,
anche se la topografia non dovrebbe permetterla, si vedono. On y va. Le centre de recherche, le musée. Il centro di ricerca, il museo. On y va. Le musée. Il museo. Alors, le musée est en fait une immense boîte de verre. Il museo è infatti una grandissima scatola di vetro. Comme le studio de Méliès. Come lo studio di Méliès. Et avec des murs détachés. Con dei muri separati che non toccano l'edificio. Qui efface. Con dei muri che cancellano. Qui efface les sujets qui ne correspondent pas au projet. Che cancellano i soggetti che non sono relativi al tema del museo. Continue. Ce projet avait deux influences à l'époque. Questo progetto aveva due influenze più importanti all'epoca. Le fait de construire des murs en premier. L'idea di costruire dei muri per primo. Évora de Siza que j'allais voir pendant le chantier du Portugal. Che avevo visto durante il cantiere che ho fatto in Portogallo. Et par rapport à la position de la ruine et de l'architecture, le musée de Mérida de Rafael Moneo. Rispetto alla posizione del museo rispetto agli scavi archeologici, il museo di Mérida di Rafael Moneo. On continue. La question de l'effacement optique. La questione della cancellazione ottica. Qui est très présente chez le nôtre. Che è presente nel lavoro di Lenotre. Est utilisé ici pour un parking. È utilizzato qua per un parcheggio. On continue. L'intérieur du musée était très simple. Le sujet, c'est la forêt. Le sujet, c'est la vue sur le centre de recherche. Alors, qui si vede le riferimento del progetto sulla sinistra alla foresta e in fondo al centro di ricerca. Et la plus belle vue. Et la più bella vista. Est effacée. E la più bella vista ho deciso di cancellarla. Nice qui revient. Nizza, il progetto di Nizza che ritorna. Qui commence à découpe de principe, on continue. Delle sezioni di principio. On continue. Découpe transversale, on continue. On a un problème. Non so, no. D'accord. Le centre de recherche qui est au fond là-bas. Il centro di ricerca che si vede nel fondo. On continue, on y va. Eccolo qua. On y va. On a travaillé pendant 20 ans sur ce projet. Ha lavorato per 20 anni questo progetto. On a fait un petit restaurant de chercheurs, le centre de recherche. Abbiamo fatto un ristorante per i ricercatori, il centro di ricerca. Une petite mairie. Il municipio. Des gîtes pour chercheurs. Un bed and breakfast per i ricercatori. On continue. Le restaurant. Il ristorante dei ricercatori. On continue. Et puis on a fait les archives d'archéologie qu'on a enterrées, c'est-à-dire. E poi abbiamo fatto gli archivi archeologici della Borgogna che abbiamo. Les découvertes archéologiques sont redevenues à l'endroit où elles étaient, c'est-à-dire dans la terre, et donc le projet s'efface. Abbiamo deciso di interrare totalmente questo edificio per cancellarlo totalmente rispetto al paesaggio. On continue. On passe à un musée. Passiamo a un altro progetto che è un museo. C'est à Rochefort. È a Rochefort. Vicino a Bordeaux. Dans ce projet, il y a trois sujets. In questo progetto ci sono tre temi. La maison de Pierre Loti, qui est le personnage célèbre de Rochefort, grand voyageur. Allora, c'è la casa di Pierre Loti, che è un personaggio célèbre francese, che era un grande viaggiatore. Et qui a reconstitué dans sa maison. E ha ricostituito nella sua casa. Les cinq continents. I cinque continenti. Un bâtiment assez faible. Un edificio non di grandissimo pregio. On verra les photos et vedremo le foto. La mémoire du panoptique de Jacques Demy pour le film Les Demoiselles de Rochefort. E l'immagine panottica del film di come si chiama? Jacques Demy. Jacques Demy nel film La Demoiselle de Rochefort. Ouais, on continue. Alors on y va. Hop. Voilà, c'est une façade silencieuse. À l'intérieur, c'est un festival. Questa è l'immagine dell'esterno della casa, abbastanza silenziosa. All'interno è molto ricca, invece. Première idée. Deuxième sujet. Questo è il primo tema.
deuxième sujet. Qui c'è un film. Non, il y a une image avant. Okay. Ou alors, alors on saute le film, tant pis. On saute le film. Ok. Continue. Continue. Voilà, c'est quand on regarde l'état de ce bâtiment. Quando guardiamo lo stato di questo edificio. Il y a un petit clin d'œil qui était un bâtiment en ruine. Il y a un petit clin d'œil sur un film que j'adore. 10 secondes, on peut le remettre. Faccio riferimento a un film che adoro, che è questo, Germania anno zero di Rossellini. Et ensuite, le panoptique, le bar du film. C'est la panoptica del film La Demoiselle de Rochefort. Donc là, on a fait rentrer pour la première fois une sédimentation mentale issue d'un film. Et qui abbiamo fatto proprio entrare un'idea mentale di un film all'interno di un edificio, attraverso la griglia che si vede. Donc, on garde la façade silencieuse. Teniamo la facciata silenziosa di Pierre Loti. On reprend le carroyage mental du film de Riprendiamo la griglia mentale del film e la mettiamo nell'edificio. Et ensuite, on met à l'intérieur du musée toute la collection de la ville. E mettiamo all'interno del museo tutta la collezione di Pierre Loti e della città. On y va sans commentaire. E guardiamo senza commentare. Autre sujet. Altro tema. Dont a parlé Marco Biagi tout à l'heure, c'est. Di cui ha parlato Marco Biagi prima. Qui est le centre du Struthof, qui est un camp de concentration français. Che è il campo di concentramento nazista di Struthof. En Alsace. In Alsazia. Occupé par l'Allemagne. In Alsazia che all'epoca era stata occupata dalla Germania. Il fallait mettre un équipement d'accueil. Bisogna mettere un edificio di accoglienza. Continue. E là, quelques minutes d'un film. E là mettiamo qualche secondo di un film che si chiama I Giovani Leoni. En italien, Il Giovanni Leoni, di Edouard Mitrick, 1958. 10 secondi. 10 secondi di film. De Marlon Brando. Marlon Brando, en Asie. Marlon Brando vestito di nazista. Che arriva davanti al portale del campo. Vestito nazista che arriva davanti al portone del campo di concentramento. Voilà, suivante. L'équipe des concurrents. Et on se rend compte qu'il y a eu un débat. Questo era il giorno della riunione per il concorso. Et qui rejoint presque le débat de Notre-Dame aujourd'hui à Paris. Che si avvicina alla questione di Notre-Dame de Paris. Perché? C'est-à-dire que le portail. Perché il portone n'est pas celui vraiment d'origine. Non è quello veramente originale. Et on costruito pose, nazisti, et on se pose la question s'il n'a pas été un peu retouché par le film. Et la domanda che è stata fatta è che non è stato ritoccato apposta per il film che abbiamo visto prima. Et je crois que le sujet là n'est vraiment pas très important. Ce qui est important, c'est l'horreur du lieu. Et quello che io penso non è veramente importante questo tema, ma la cosa importante è l'orrore che si è successo in questo luogo. Donc, dans le dispositif du projet, suivante. Quindi nel dispositivo del progetto. On a créé un mur. Abbiamo creato un muro. Un parking qui donne sur la forêt. Un parcheggio che dà sulla foresta. Sul bosco. On ne voit absolument aucune voiture.
Non si vede nessuna macchina. Et on a créé une montée optique jusqu'à l'entrée. E abbiamo creato un piano inclinato verso l'entrata dell'edificio. Et on redescend dans l'axe du portail. E poi si riscende verso l'asse del portone del campo. Deuxième idée du projet. Seconda idea del progetto. Deuxième idée du projet, c'est le fait d'avoir incrusté les caves qu'on a trouvées. Seconda idea importante del progetto, che abbiamo integrato le cantine. Voilà. Che si vedono. Qui étaient dans le souterrain, dans le concours qu'on a découvert nous. E sono state scoperte durante il concorso. Et donc, du coup, l'exposition permanente est devenue autour des caves. E quindi abbiamo deciso di mettere l'esposizione permanente del museo all'interno delle vecchie cantine. Le musée est devenu très très bas. Il museo è diventato molto basso. Et petit à petit, suivante. Dell'immagine, voilà, on a dégagé les caves. Abbiamo liberato le cantine. Et après, ça parle tout seul. E dopo non dico più niente, parla da solo il progetto. Le parking, dans la coupe, le parking est ici. Il parcheggio qua. Le public est là. Il pubblico è qua. Et on monte, jamais on voit les voitures. E si sale verso la porta d'ingresso senza vedere la macchina. Et ensuite, on a l'axe du portail. E siamo nell'asse del portone d'ingresso del campo. On continue. Qui si vede. On y va. Les caves deviennent support muséographique. Le cave diventano un supporto per la museografia. Continue. Et on passe à un autre sujet. E passiamo a un altro progetto. Je vais l'expliquer très vite parce que c'est un. Spiegherò questo progetto molto rapidamente. C'est un palais de justice. È un palazzo di giustizia. Qui se met dans cette zone avec les fortifications de Vauban, che si mette in questo punto rispetto a una fortificazione di Vauban, qui ont été quasiment détruites comme beaucoup de villes de villes du nord, che è stata distrutta come molte città del nord della Francia, alors, per i bombardamenti voilà. Della seconda guerra mondiale. Donc on a regardé le sol comme pour le Struthof. Abbiamo analizzato il suolo, il terreno come per il progetto di Struthof. On y va suivante. Le musée est ici et on a découvert une vieille cortina spagnola ici. E abbiamo scoperto una vecchia cortina spagnola qui va devenir un élément de composition du projet. Che diventerà un elemento di composizione del progetto. Avec un deuxième sujet. Con un secondo tema qui consistait à mettre la salle des pas perdus, je sais pas comment on dit en Italie, la salle d'accueil, la salle delle udienze, voilà. L'abbiamo messa sopraelevata pour aller à Le Nôtre, per rivenendo all'idea di Le Nôtre, obtenir le fond paysager qu'on n'a pas si on est au sol, di sollevare l'edificio e ottenere un rapporto dell'edificio attraverso il paesaggio che si trova dietro il museo. Si on vede nelle prossime immagini. On y va. Donc ça veut dire qu'on monte sur ce parvis. Si sale su una specie di piazza alta. Un parco archeologico a été créé. Un parco archeologico è stato creato nei resti delle cortine. Un espace public est apparu à partir des entre des bâtiments sans intérêt. È stato creato anche se c'erano degli edifici che avevano poca rilevanza architettonica. On continue. Et la coupe montre clairement que si on ne monte pas, mostra che se non si sale, on n'obtient pas la vue sur le grand paysage. Non si sarebbe mai ottenuta il rapporto col paesaggio a grande scala. On continue. L'entrée du parc accompagne la cortina. L'entrata del parco archeologico è accompagnata dalla cortina. On monte. Si sale. Pour obtenir les vues lointaines. On continue. Per vedere le viste del paesaggio in grande scala. Voilà. Et donc la fortification de Vauban est ici. La fortificazione di Vauban si trova là. Et en montant, on obtient le paysage du nord. Si ottiene il paesaggio del nord e anche lo specchio d'acqua che è subito dietro all'entrata. La suite. On
continue. Ce paysage du nord. Questo paesaggio del nord. E si ritrova in questo film che si è di Bruno. È rivelé aujourd'hui en France par un film qui s'appelle Hors Satan de Bruno Dumont, qui est un cinéaste qui montre une archéologie paysagère perdue. È un regista che mostra l'archéologia persa di questo paesaggio del nord della Francia. Et du coup, grâce à ce film, et grazie a questo film, les Français reviennent voir des endroits qu'ils avaient perdus depuis 40 ans. E grazie a questo film i francesi vengono a visitare questa regione del nord che di questo paesaggio che era stato perso e non più visitato. Une petite scène de 10 secondes. Una piccola scena di 10 secondi di questo film. Moi, c'est le plus grand metteur en scène vivant français. Per me, il più grande regista francese che è ancora vivo. Voilà. Bon, alors, on passe à toute vitesse. Passiamo velocemente a queste immagini. Et on passe à un autre sujet. E arriviamo a un altro progetto. Que je vais expliquer en process sans commentaire. Che spiegherò il processo senza commentare. Nous avons affaire à un terrain sur lequel doit être fait le musée de la bataille de Valmy, dont le seul symbole est le moulin. Dobbiamo fare un progetto riguardante la battaglia di Valmy, dove il solo resto di questa battaglia è il mulino. On y va. On y va. Questa è la situazione prima del progetto. Le tableau d'Horace Vernet. Questo è un dipinto di Horace Vernet del 1826. È un tableau du 19e siècle qui montre les batailles du 18e français, comme toujours. È un dipinto del 19 secolo che mostra le battaglie del 18. Ma il y a une autre image plus intéressante, issue d'un film. C'est un'altra immagine ancora più interessante d'Abel Gance. D'un film di Abel Gance. Suivante. Qui montre le paysage. Che mostra il paesaggio. Tel que nous on l'a récupéré. Come noi l'abbiamo recuperato. On l'a saisi. Abbiamo fatto uno studio topografico del sito. E on a incrusté un parking. E abbiamo un parcours. Incrostato un parking, inserito un parking nel. On a enterré le musée. Abbiamo interrato completamente il museo. Come un appareil photographique. Come una macchina fotografica. Avec son objectif. Con il suo obiettivo che inquadra il mulino. Sans commentaire. Ça marche tout non seul. Commento più. On s'approche de deux derniers sujets. Ci avviciniamo agli ultimi due temi. Alors, Hayange, c'est une histoire dans l'histoire de l'agence exceptionnelle. Hayange, questa città della Francia che si trova in Alsazia, è un tema molto importante per lo studio. Tous les sujets contemporains sont là. Tutti i temi dell'attualità sono in questo sito, in questo luogo. Sol pollué. Terreni inquinati. Inondabilité. L'inondabilità. Archéologie industrielle. L'archéologia industriale. Archéologie abbandonnée. L'archéologia abbandonata. Forêt résiduelle. Il bosco, foresta residuale. Residuo. Ça, c'était la grande période. E questo era il grande periodo dell'industria siderurgica francese. Entre la question de l'histoire et celle du cinéma. Tra la questione della storia e quella del cinema. Impossible de ne pas projeter quelque chose que tous les Italiens, j'espère, connaissent, c'est cette scène.
Allora, progetterò un film di una scena che spero che tutti gli italiani conoscano. C'est Le Désert Rouge qui pour moi est le premier film sur la notion d'archéologie industrielle. Questo film è Il deserto rosso di Antonioni sulla questione dell'archéologia industriale. Premier film. Primo film, il primo film. Avec Kess de Ken & Loach. Con Kess di Ken & Loach, che è un altro film che poi vedremo. On y va. Ecco qua Antonioni. Passionnant dans cette scène, c'est que toutes les positions optiques sont utilisées. Dell'ottica sono utilizzate, della messa in scena sono utilizzate. Quand on a regardé ce terrain où on nous a demandé de faire un centre guardate questo terreno dove ci hanno chiesto di fare un centro civico. Les deux morceaux d'architecture étaient le château de Vendel. I due ali che vediamo sono parte del vecchio castello di Vendel. C'est-à-dire le lieu de pouvoir du patron de toute cette industrie. Era il luogo di potere dove abitava il proprietario di questa industria siderurgica. Les industries éteintes sont là. Le industrie dismesse sono dietro. Et cette forêt, c'est une forêt résiduelle sauvage. E questa foresta è un residuo della foresta tagliata dalle industrie. Alors, pendant le concours, on a visité. Durante il concorso abbiamo visitato questo sito. Archéologie éteinte mais sublime. Questo sito di archeologia industriale spenta ma sublime. Continue. Des zones de non-lieu. Dei luoghi che sono dei non luoghi di abbandono. Avec les deux châteaux, deux ailes de château. Con le due ali del castello, della villa che rimanevano. Non si vede l'immagine. J'ai rien touché. Hein. Bon, non si vede. Bon. Anche questa. No. Voilà, attends, mais ça va, tu l'avais. Voilà. Tu avais le film. C'ho il film. Voilà, on parle là-dessus. Sì. Et donc, le deuxième film qui m'est venu pour construire cette pensée, entre autres. Il secondo film che mi è venuto in mente per costruire questo. C'est le traveling entre. Il lavoro della carrellata la zona industriale tra la zona industriale in perdition tra la zona industriale persa e la zona verde e la zona verde pre Chernobyl che assomiglia un po' a Chernobyl 10 ans avant 10 anni prima che vanno fare i personaggi di Stalker che vanno fare i personaggi in questo film di Stalker che adesso guardiamo. On y va, 30 secondi. Donc on se retrouvait dans des ambiances identiques à Hayange. Des situations identiques à celles de Hayange. Et on a eu l'attitude. Et bien, vous de reconstituer quasiment à l'identique les deux ailes du château. De reconstituire quasi
a quello che era l'originale, i due ali del museo, della villa, del castello di Mandela. On y va. Questo è il film di Ken Loach. C'est le film de Ken Loach, mais on passe, on y va. Okay. Il film di Ken Loach dove si vedono le archeologie industriali. Ken Loach de 69, hein, c'est très important. Voilà. Et on est parti sur l'idée de rétablir ces deux ailes. Et siamo partiti dall'idea di ricostruire queste due ali. De faire comme le Struthof, de remettre à nu les caves du château qui faisaient partie de la liaison. Et di rimettere in superficie le cantine, comme avevamo fatto allo Struthof, del castello che legava le due ali. Ensuite. Oh là là. Si è verificato un errore in voilà. Microsoft PowerPoint. L'applicazione verrà chiusa. Ok. Il faut qu'on vienne nous aider parce que. Qualcuno ci può. Moi, je ne suis jamais pour passer de HP à. Ah, c'è ancora? Sì, non è quella però. No, sei molto più avanti. Siamo qua. Sì. Ok. C'est bon? Sembrerebbe sì. Donc on a construit une poutre habitée pour remplir toutes les fonctions du projet. Abbiamo deciso di costruire un edificio ponte tra i due ali. Continue. Et la coupe elle est où? Là, non ho più le. Non, non. Non sono io che gestisco. Il faut nous aider, il n'y a rien qui marche. Il faut nous aider. Ah, ok, adesso funziona. Non, 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 c'est pas ça, il faut la coupe. Ok, troviamo la sezione. Eccola voilà. Qua. Eccola alors, qua, la sezione. Cette coupe, elle est très, très, très importante. Questa sezione è molto importante. C'est presque la coupe de Stalker, c'est-à-dire l'industrie abbandonnée. Perché, come nel film di Stalker, l'archeologia abbandonata. La forêt résiduelle. Le residui della foresta, la poutre habitée, l'edificio ponte, la mise en valeur des caves, la rimessa in valore et la réhabilitation de tout ça. Donc delle cantine e la riabilitazione delle vecchie ali. Avec l'idée d'une sous-face en double miroir, comme le début d'explication sur l'histoire de la photographie. E con l'idea del doppio specchio, come ho mostrato all'inizio negli studi sulla fotografia. Je pense que voilà, donc on a monté ces poutres. Donc on a monté ces poutres qui ont fait très peur à un moment donné. Quindi abbiamo costruito questa struttura metallica che all'inizio faceva paura a tutti. Et on a continué. Abbiamo continuato. Voilà. Pour finalement livrer un bâtiment soulevé. Per realizzare un edificio un sospeso. Travail, un travail qui est presque un travail monument historique. Quoi. È un lavoro che può essere simile a un lavoro di conservazione dell'edificio, di recupero dell'edificio storico. On continue. Le travail du bâtiment soulevé avec des tirants, on avait une structure qui était très intéressante. E con il lavoro di questo edificio sospeso, con questi tiranti strutturali, per ottenere un portafoglio di 12 metri, per ottenere uno sbalzo di 12 metri. Continue. Continuiamo. E ensuite, pousser cette idée du double miroir. E di enfatizzare questa idea del doppio specchio. Qui fait rentrer le paysage. Che fa entrare il paesaggio avec une pigmentation, avec une forme de pigmentation, sì, come una specie di pixelizzazione dell'immagine all'interno, beaucoup plus intéressant que le miroir, che è più interessante dell'effetto specchio puro. On continue. On y va. On y va. Il reste deux projets, c'est le musée de 14-18 et le musée de la Corse. Donc on va y aller. Restano due progetti. Voilà.
Ce projet-là a été présenté à Mantova. Questo progetto è stato presentato a Mantova. Che è un progetto di Philippe Prost. Che è un progetto di Philippe Prost. E qui est un mémorial. Che è un memoriale. Qui se situe à côté de l'immense cimetière. Che è situato vicino all'immenso cimitero. Della battaglia di Suchet. Della prima guerra mondiale che si è svolta a Suchet, vicino a Lens. Il y a un chemin de liaison avec un musée. C'è un percorso che lega il memoriale e il cimitero con il museo che abbiamo realizzato noi. Voilà, et le projet du musée raconte toute l'histoire de ce lieu. E il museo racconta la storia della battaglia di questo luogo. E il était la chose qu'on a en commun avec Prost, c'est qu'on a enfermé le sujet. La cosa che abbiamo in comune col progetto di Prost è che tutti e due abbiamo creato un recinto rispetto al tema del tema. Pour éviter un rapport direct avec un paysage bucolique. Per evitare un rapporto diretto con un paesaggio che è bucolico. Alors que le vrai paysage, c'est ce qu'on va montrer maintenant. Perché il vero paesaggio è quello che mostrerò adesso. Alors, on s'approche de ce projet. Ci avviciniamo a questo progetto e vediamo una scena di questo et film. On va voir 30 secondes d'un film exceptionnel sur la guerre de 14. Film eccezionale che ha été interdit en France pour des raisons politiques, arrestation, enfin l'histoire du film montre la condannation allora mostriamo questa storia del film che è stato vietato per un periodo, credo che adesso non sia più vietato in Francia, che mostra il tema della battaglia della prima guerra mondiale. E l'ingiustizia dei condannati che non hanno voluto andare al fronte. E l'ingiustizia dei condannati che non hanno voluto andare al fronte. Questo è un film di Kubrick. Voilà, de Kubrick. Di Kubrick. On y va. C'est ça. Il terreno dove dovevamo costruire è questo. C'est ça, il y a très peu de temps. È questo finalement. Non tanto tempo fa. In verità. Voilà. Donc suivante. Voilà. Donc nous avons construit abbiamo costruito des chambres obscures. Abbiamo costruito delle camere oscure où les interstices dove gli interstizi donnaient sur le paysage davano dei punti di vista sul paesaggio alors que tous les sujets étaient enfermés dove invece tutti i soggetti museografici erano racchiusi in queste scatole avec un travail de sculpture de la lumière naturelle con un lavoro di scultura della luce naturale qui était la seule métaphore che era la sola metafora della mitraille che era la metafora del mitragliatore allora, della mitraglietta on y va ecco. la façon d'aborder ce sujet c'est de travailler d'abord comme on l'a fait pour tous nos projets le parking fait allora. Partie de la composition donc on travaille d'abord le sol allora il primo riflesso è lavorare il suolo scolpire il suolo. Ensuite, abbiamo fatto un piedistallo per l'edificio. On travaille le parking avec les rampes handicapées.
abbiamo lavorato attraverso le rampe per le persone a mobilità ridotta. Et ensuite, on a fait 5 sujets de visite. E poi abbiamo creato 5 temi di visita. Avec chaque boîte donnant des sources de lumière sculptées. Dove in ogni scatola c'era un lavoro di ombra scolpita. Voilà, je balance des images sans commentaire. Facciamo delle immagini senza commentare. J'arrête là-dessus. Ci fermiamo qua un secondo. Perché? Au début de la conférence. Perché all'inizio della conferenza. Je disais que finalement la belle vue. Je sais pas comment dire en italien la veduta. La vista la più bella. C'est pas celle que l'on croit. Non è quella che crediamo. En fonction du sujet. È in funzione del tema. Et ici, cette paroi qui est détachée de la façade. E in questo esempio dove il muro è staccato dalla facciata principale sacrifica un paesaggio sublime per accompagnare la scultura della lumière proprio sujet per accompagnare la scultura delle luci all'interno del progetto. Ok, continue. Qui si parla di un altro progetto che è Dunkerque. On nous demande un learning center. Ci si è domandato di creare un learning center. Alors, il y a une zone industrielle. C'è una zona industriale. Qui fonctionne. Che funziona. Ultra polluée. Molto molto inquinata, ma funziona. Et le projet est en zone Seveso. E il progetto è in zona? Seveso. Seveso. Seveso, c'est interdit. Ah, una zona vietata anche ah, questa. Voilà. Mm. Donc on a regardé un tout petit peu. Abbiamo visitato la périphérie. Un po'. On a regardé. On y va. Abbiamo visitato la periferia. Molto intéressante. On y va. Ecco, le bâtiment était déjà démoli par la guerre sur cette partie. Allora, l'edificio era stato bombardato durante la deuxième guerre mondiale. Durante la seconda guerra mondiale aveva perso già questa ala qua, che era stata ricostruita solo parzialmente. Il était important dans la mémoire collective. Ma era un edificio molto importante nella memoria collettiva degli abitanti di Dunkerque. Suivante. Questo è lo stato dopo i bombardamenti. Quand on se balade dans cette zone là, quando ci facciamo una passeggiata in questa... Che è una plage interdite. Che è una spiaggia vietata al pubblico. On se balade, on est dans un endroit sublime, assez extraordinaire. Siamo in un paesaggio incredibile. On descend sur la plage. Si scende verso la spiaggia. Et on remonte. E si risale. Obsédé par le nôtre. Ossessione per le nôtre. Et on y va. Continue. Deuxième idée. Seconde idée du progetto. C'est Gordon Matta Clark. Gordon Matta Clark. Pour une raison très importante, c'est que je pense que c'est le premier artiste américain. Per una ragione molto importante perché penso che sia il primo artista americano. Qui a mis à jour. Che ha rilevato. La ville abandonnée américaine. La casa abbandonata americana. Et bien avant le spectacle de Détroit. Et molto prima lo spettacolo della decadenza di Detroit. Et le spectacle de la fin des villes américaines. C'est un artiste d'une importance considérable. È
un artiste per me di un'importanza incredibile. Donc la question de la fissure me semblait important. La questione del taglio mi sembrava importante. Et puis il y a encore Antonioni. E poi c'è ancora Antonioni. On y va. Ancora una volta. Ecco qua, La notte di Antonioni, il film. Avec la césure haute et basse. Col taglio alto e basso. Nei due sensi. Voilà. À partir de là, a partire da queste idee abbiamo sviluppato questo progetto. È una division simple. D'un côté, semplice. Toute la conception de la ville, c'est-à-dire les bureaux de la ville, les bureaux de recherche, une école d'urbanisme. De l'autre côté, le learning center, dessous les archives. Allora, in un'ala, il progetto è molto semplice da spiegare dal punto di vista funzionale. In un'ala c'è tutta la parte di ricerca e di studio. Dall'altra parte c'è il learning center, gli archivi al piano terra e un museo. Alors, commentaire, pas de commentaire. On y va. Non commettiamo. On est presque sur la fin. Un projet en stand-by, mais qui va peut-être se faire. Un progetto che si è fermato e forse riusciamo a realizzarlo. On est à Villefranche-sur-Mer. On est à Villefranche-sur-Mer, vicino a Nizza. Et on nous demande d'incruster dans ce projet. E ci hanno domandato di costruire in questa zona une école maternelle et un una scuola materna e un ginnasio. Un ginnasio. Alors on a raisonné toujours avec le recul optique. Un ginnasio è una palestra, scusate. On y va. Abbiamo ragionato con i sistemi ottici. On y va. Che ho sviluppato. On a commencé à sortir tout ce qui est fortificato, tout ce qui est soutènement. Abbiamo cominciato a mettere in evidenza tutti gli elementi di sostegno, dei muri di sostegno. Della città. Suivante, dans le grand paysage. Nel paesaggio a grande scala. On continue. Et on s'est dit, on va retravailler la muralité. Lavoriamo questa idea di muro di massa. En décalant ce mur. En spostando questo muro. Et en offrant dans l'épaisseur. E sviluppando nello spessore di questo muro l'école maternelle, la scuola materna, le gymnase e la palestra, e profiter d'un escalier qui descende de la ville haute à la ville basse, e una scala che fa la connessione tra la città alta e la città bassa, offrir un belvedere qui n'existe pas à côté du terrain de football, dare un belvedere vicino al terreno di calcio che prima non esisteva, e un cadrage à partir de la salle de sport sur tout Villefranche. Et un inquadramento nella sala di sport, nella palestra, verso il paesaggio, verso il mare. Continue. Le belvedere. Il belvedere. Continue. La salle de sport. La palestra. Continue. E il paesaggio. E questo è le mur, l'elevazione. Retravaillé, mais soutènement. Il muro che è stato lavorato, ma resta un muro di sostegno che sostiene. On continue. Et on finit sur ce dernier projet. E terminiamo su questo ultimo progetto. Alors, ce projet, c'est un. Questo progetto è un. C'est une aventure sur 10 ans. È un'avventura su 10 anni. On en a déjà fait 5. Ne abbiamo già fatti 5. Ici, c'est une église devenue cathédrale qui s'appelle la Canonica. Nous sommes en Corse. Questa è una chiesa. Dans la plaine de Bastia. Che
si chiama la, la si chiama? La canonica. La canonica, si chiama, voilà, la canonica. E il y a déjà eu au début du 19e siècle déjà des fouilles. E ci sono già state all'inizio del secolo degli scavi archeologici. Dans ce concours international où il y avait beaucoup de gens qu'on aime beaucoup et même des gens qui étaient qui ont que j'ai vu tout à l'heure en photo, donc je rentrerai pas dans le détail. E in questo corso internazionale che c'erano degli architetti che ho visto prima in foto e che conosciamo, Carina Grazia, no? On a pris un risque. On a pris un rischio. Voilà. Alors on a regardé ce bâtiment. Abbiamo guardato questo edificio. On continue. On a regardé ce bâtiment avec ses fouilles et le futur endroit du musée. Allora abbiamo guardato questo edificio e gli scavi archeologici e la posizione del futuro museo. On continue. On a regardé à hauteur d'œil. Abbiamo guardato a vista d'occhio. C'est-à-dire au sol. Nel suolo. C'est-à-dire pas comme le nôtre. Vedete, questa volta non come le nôtre. D'accord. Questa volta non come le nôtre. Et donc évidemment, pour le musée, on a pris une attitude à la le nôtre. Quindi per il museo abbiamo deciso di prendere un tema di le nôtre. C'est-à-dire le musée qui est là. Il museo che sarebbe stato suivante. Davanti a dove, dove c'è questo edificio adesso. Questi sono gli scavi archeologici dietro la canonica. On continue. On a regardé de la canonica au futur musée. Abbiamo guardato dalla canonica verso il futuro museo. Et on sait que là-dessous, e sappiamo che qua sotto il y a un quartier romain. C'è un quartiere romano, stato trovato da Sun Laser. La première romanisation. La prima romanizzazione en Corse. In Corsica. Voilà. On a regardé dans l'autre sens. Abbiamo guardato un altro nell'altra direzione. Toujours le nôtre. Uno davanti all'altro. Mais à hauteur d'œil. Ma questa volta ad altezza d'occhio. On continue. On a regardé le bâtiment. Abbiamo guardato l'edificio. Qui se pose au sol avec une double structure. Che si appoggia al suolo attraverso una doppia struttura. Suivante. Et on est parti sur le bâtiment qu'on vient de regarder. E sull'edificio che abbiamo appena visto. Con la doppia struttura. Et l'idée que le musée reprendrait la double structure, mais soulevée. Et l'idée est que l'édifice riprende l'idée de la double structure, mais cette fois soulevée. Et l'idée aussi que le socle du musée soulevé serait plus haut. Et l'idée est que le pédestale de l'édifice serait plus alte. De manière à ce que l'on rentre. In maniera che quando, dans une situation beaucoup plus haute, che quando entriamo nell'edificio siamo in una situazione molto più alta che ci permette di vedere quindi la canonica. Ce qui donne une coupe canonica posée, les fouilles archéologiques, le musée soulevé. Che una sezione che si vede in questo si vede la canonica, la chiesa, gli scavi archeologici e il museo che è sopraelevato, sospeso. Suivante. Voilà. Donc aujourd'hui c'est ça. Oggi è così. Demain. Domani c'est ça. Sarà così. Avec le musée soulevé. Ecco, qua si vede il museo sollevato. Le centre de recherche qui est ici. Il centro di ricerca invece è appoggiato al suolo. Et on rentrera dans le site par une rue montante suivante. E si entrerà nel sito attraverso un piano inclinato. Voilà, donc les vis-à-vis, on montera, on rentrera par ici. I rapporti faccia a faccia. Le dessous du musée sera déjà 2 mètres plus haut pour dominer. E l'evoluzione della fuga. E nella parte alta, nella piazza alta, sarà 2 metri più alto per dominare gli scavi archeologici e la canonica. Voilà. Donc, on commence à voir l'installation du projet, qui est une immense masse de béton soulevé, très simple. Che si comincia a vedere il principio di questo edificio, che è un'immensa massa di calcestruzzo. Sospesa. Continue. La montée pour rentrer va glisser sous le musée. Le centre de recherche est ici. Il piano inclinato che permette di raggiungere l'entrata del museo e dominare gli scavi archeologici e la canonica. Continue. Les principes de coupe. I principi di sezione. Sont finalement des cadrages serrés. Comme un objectif photographique
Allora, sur l'évolution. I principi di visione sono come un obiettivo ristretto, voilà, che danno, che sono orientati verso la montée en coupe, la montée en coupe sous le hall nous permet de dominer la canonica. Il piano inclinato che ci permette di avere la piazza alta ci permette di dominare la canonica e gli scavi archeologici. Des thèmes qu'on retrouve sur d'autres projets amphithéâtres extérieurs. Temi che troviamo su altri edifici come gli anfiteatri esterni come Montbovè. Découpe des extrémités pour éviter la lecture des garde-corps. E dopo c'è un lavoro di scavo per evitare la visione dei parapetti. On continue. On arrive donc dans un endroit. On continue. Stiamo arrivando. Voilà, continue. In questo et punto. Déjà, on domine. E visto che siamo più alti, siamo in un piedistallo come da Venne. Voilà. E on commence à dominer le système. E in questo modo dominiamo il sistema. On continue. Le projet est très légèrement ampli et comme beaucoup de nos projets, je l'ai pas expliqué, la récupération des eaux pluviales se fait toujours sur d'immenses bassins. Allora, questo progetto è leggermente piegato e dopo, come facciamo spesso nei nostri musei, utilizziamo gli specchi d'acqua per recuperare le acque piovane. Qui s'évapore. Che dopo si partono naturalmente, continue, si evaporano naturalmente. Donc, l'intérieur du musée, on retrouve le système des double voiles, mais tout en appesanteur. Et allora, si ritrova il sistema delle doppie muri. E on est arrivé à faire cette fissure. E siamo riusciti a fare questo taglio, questa fessura. Continue. Che vedremo dopo. L'anfiteatro extérieur. L'anfiteatro esterno. Le toit, en plus du musée, devient une compréhension géographique. Allora, il tetto dell'edificio diventa in più un bel vedere e anche un modo per capire il paesaggio che ci circonda, le montagne. D'un côté les montagnes et de l'autre Da una parte le montagne e la città di Luciana, ouais, e dall'altra il mare. Et de l'autre les isole les îles, au loin que l'on n'aurait jamais vu au sol. Delle isole che non avremmo mai potuto vedere che eravamo a terra. Okay. Et le sentier, donc c'est un chantier qui se termine en janvier 2021. Donc le chantier, qui si termine, on est sur le hall et on voit qu'on ne triche pas parce qu'on voit très bien. Gennaio 2020, non, ouais, 2020. Ouais, 2021. Ouais. 21? Non, 20. 20. Ouais. Non, mais on se retrouve à la hauteur. On se retrouve à la hauteur. 2020. Et quindi ci troviamo all'altezza dell'ingresso, dell'entrata. Qui nous donne une immense profondeur de champ que nous ne nous aurait donné absolument pas si nous avions été à. Che ci dà un'enorme profondità di campo che non avremmo mai avuto se non avessimo fatto la scelta di salire 2 metri. Voilà. On continue. E là on a cette portée de 65 metri. E qui abbiamo questa fessura di 65 metri. Parce qu'on renverse, parce qu'on suspend. C'est une structure qui est suspendue là. Perché è una struttura che è sospesa, tenuta per i pilastri che sono dietro. On continue. Ça c'est le futur amphithéâtre. Questo è il futuro anfiteatro. Toujours avec ces montées sur des paysages. Con questa salita verso il paesaggio. On continue. Et ça c'est le cadrage. E questo è l'inquadramento della canonica. Qui accompagnera la muséographie et montrera au fur et à mesure toute l'évolution de la fouille à venir. Che sarà accompagnata dalla museografia e mostra gli scavi archeologici, il paesaggio e la canonica. Dernière image. Ultima immagine che vi mostro. C'est que je crois encore. Credo ancora che. Je crois encore à la notion de régionalisme critique. Alla nozione di regionalismo critico. C'est-à-dire un mode de production. Vuol dire in un modo di produzione. Issu du mouvement moderne. Che prende spunto dal movimento moderno, avec les moyens de proximité, con gli elementi, le materie di prossimità. Merci. Grazie.